Allora, abbiamo pensato di dedicare, dopo tutto un meeting dedicato a temi che hanno a che fare con la realtà, il più importante è quello che abbiamo sentito finora, stamattina, la realtà che fonda il diritto dell'uomo, il diritto alla sussidiarietà da parte di Monsignor Toran, al tema più cruciale che è risuonato più volte in questi giorni. Quando si è parlato di Europa, quando si è parlato di lavoro, il tema del Sud. Il Sud perché è un simbolo, che in Campania ci sia a livello di disoccupazione giovanile il 66,8% di disoccupazione per i giovani meno di 26 anni, che in Puglia ci sia il 45,8% di disoccupazione, che in Basilicata ci sia il 53,5% di disoccupazione, che in Calabria ci sia il 65,5% di disoccupazione, che in Sicilia ci sia il 60,1% di disoccupazione, che in Sardegna ci sia il 49,3% di disoccupazione a livello giovanile, quando in paesi, in zone, diciamo, depresse dell'Europa, vedi Iperos in Grecia 44,6%, Murcia 40,9%, il paese di Calais, 36,4%, dice la situazione drammatica dove siamo. Monti ha parlato di sciopero generazionale. Noi lo sciopero generazionale lo stiamo facendo lavorando, un po' alla giapponese. Sapete come fanno gli scioperi giapponesi? Si mettono una targhetta qua davanti e continuano a lavorare. Sono forse un po' illusi che i capi dei loro stabilimenti si accorgano che è uno sciopero. Il nostro meeting è uno sciopero generazionale, è uno sciopero impositivo, è un tentativo di far sapere che tutto non va bene, ma che noi, di fronte al tutto che non va bene, non siamo qui per fare denunce, di mandare tirare sassi, ma per impegnarci. Allora abbiamo voluto provocatoriamente intitolare quest'ultima parte del nostro meeting con questo titolo, Il Sud che funziona, invitando una persona che stimiamo sia per la carica istituzionale che è la seconda carica dello Stato, ma anche personalmente per l'attenzione che ci ha dimostrato su questi temi, sul tema della sussidiarietà, ad ascoltare e a darci un parere, perché abbiamo detto che la contrapposizione alla parola sogno per noi più che realtà è la parola speranza. Allora vorremmo sentire brevemente alcune testimonianze di Sud che funziona, diverse come vedrete, e poi sentire l'augusta parola del Presidente Mancino perché il nostro lavoro continui, un po' come a simbolo di tutto questo meeting. Cominciamo con l'intervento di Suor Angela Aglieri della parrocchia di San Giovanni Galerno di Catania, soprannominata Suora Squatter perché? Perché con lei e con altre sue sorelle ha avuto il coraggio di andare in quartieri, diciamo, malfamati della Catania degradata e a mettersi a lavorare, occupando non case che erano di qualcuno, ma ambienti sfitti. Da qui il nome. Vorremmo sapere come lei sta costruendo, quello che ha trovato e quello che sta costruendo. Sono brevi interventi, brevissime testimonianze, ma flash che danno l'idea di quello che noi vogliamo, che quello che noi vogliamo incrementare. Sullo sfondo ci saranno anche dei brevi filmati che illustrano quello che i nostri interlocutori stanno dicendo. Prego la parola a Suor Angela Aglieri. Ciò che desidero semplicemente comunicarvi questa mattina è solo un piccolo, ma per noi tratto di storia, e di una storia quotidiana. Di quella storia che quando è vissuta con amore, qualunque sia il suo nome, il suo colore, acquista il sapore del bene.
e perciò è gradita a tutti e fa bene a tutti. Ho appena affermato noi perché quello che facciamo è l'espressione di quattro sorelle. Siamo quattro sorelle. Siamo quattro sorelle canossiane e siamo inserite nella parrocchia di San Giovanni Galermo. È una zona abbastanza periferica alla città, alla grossa città di Catania. E in quanto periferia ha diversi volti. È una zona che ha il volto dell'antico quartiere con le sue abitudini e le sue tradizioni. C'è anche però la zona residenziale, ma c'è anche quella dei grandi plessi delle case popolari, in particolare quella dell'estremo nord, presso la quale noi ci siamo inserite. Ed essendo queste zone così particolari, comprendete bene che portano il carattere di grande difficoltà. La parola classica che tutti usiamo è quella dell'emarginazione, ma dietro l'emarginazione ci sono tanti altri nomi. La comunità dunque vive da alcuni anni in questo ambiente, però ho fatto una scelta ben specifica, la scelta di viverci dentro. Difatti le nostre sorelle alcuni anni fa inizialmente avevano cominciato a recarsi a San Giovanni Galermo, ma risiedendo a Catania. Abbiamo capito che questo non funzionava. Bisogna entrare nel cuore della realtà, perché è entrando in mezzo alla gente che abbiamo scoperto il cuore della gente. Abbiamo cercato di capire queste realtà e quando dico capire, dico entrare in comprensione con le persone, non a livello razionale, prendere atto di quello che si vive, della situazione, anche questo serve. Però per noi è importante capire con il cuore e giungendo a questa dimensione che è possibile per noi vivere la condivisione. Una condivisione che è costituita soprattutto di ascolto, di riflessione, di affetto verso il volto di ogni fratello. E tutta questa storia che noi quotidianamente viviamo, poi la riportiamo in preghiera ed è dalla nostra vita di preghiera che prendiamo spunti per fare dei piccoli interventi, piccolissimi, sono tentativi, sono piccoli passi, ma ci sembra che la vita quotidiana ci stia dicendo che sono piccoli segni di speranza. I primi passi compiuti sono stati quelli di avere preso dimora in questo ambiente. Abbiamo trovato questo angolo della periferia molto degradato, sporco, proprio che sembrava impossibile che lì ci potessimo vivere. E piano piano con le persone abbiamo creato una sensibilizzazione, ci siamo sensibilizzati insieme al fine di rendere l'ambiente ordinato, che avesse il volto dell'abitabilità dell'uomo. E da qui abbiamo iniziato appunto questa lunga sensibilizzazione e ha ottenuto una grande attenzione da parte di tutto. L'ambiente ha cambiato volto, però oltre a questo aspetto esterno, lentamente abbiamo cercato di ottenere anche un ambiente, un locale, perché sulla strada non si può sempre stare. E il parroco della parrocchia si è affittato inizialmente due botteghe, però poi col susseguirsi delle attività e degli incontri non bastavano. L'anno scorso faceva pressione un gruppo di giovani ragazze e mamme che volevano realizzare il corso di taglio e cucito, perché per questo ambiente, per la loro situazione, è ancora molto prezioso. E allora con loro ci siamo preoccupati di liberare in particolare una bottega che era colma di rifiuti, pur avendo fatto richiesta all'ente delle case popolari di darcela in affitto, ma intanto che loro ci davano la risposta, noi ci siamo messi all'opera e l'abbiamo sistemata, abbellita, col contributo dei volontari e anche delle persone del luogo.
Sono gesti semplici quelli che facciamo, ma che per noi hanno il carattere della comunione, dell'amore. Viviamo di rapporti semplici, però molto caldi, primari. La nostra disponibilità all'amicizia e allo scambio profondo con queste persone ha cambiato e lentamente cambia il volto. A noi non è che ci prema tanto l'agire, con questo non vorrei essere fraintesa, però ci preme di più l'ascoltare. Prima del servizio per noi viene la condivisione, la partecipazione. Scegliendo la strada della condivisione abbiamo scelto di fare piccoli passi, ma che fossero compiuti insieme con gli altri. Non prendiamo in delega nessuno, ma impariamo piano piano ad alzare il capo insieme. Pensiamo che nessuno di noi possa avere il diritto di giudicare o di fermarsi alla denuncia. Vogliamo vivere per il cambiamento, non per la denuncia. E questo cerchiamo di viverlo quotidianamente con queste persone. Raccontare quello che facciamo mi sembra di impoverire la vita, perché essa è oltre ciò che si fa. È ciò che si è ciò che si crede, si prova, si sente dentro il cuore e si comunica. Essa è impregnata di sentimenti, di intese, di scambi, di aspirazioni. Quante lacrime raccogliamo, quante confidenze, ma quanti anche tentativi di vivere bene. Il nostro anelito è quello di viverlo bene, come persone in mezzo alle persone. Noi come canossiani in questa esperienza ci troviamo bene perché è un po' il nostro stile di vita semplice, è un po' il nostro bel modo di vivere. Essere quotidianamente con i poveri in comunione con loro riteniamo che sia un grande dono dello spirito e crediamo profondamente che pur nella sua semplicità questa sia la strada giusta e possibile per migliorare la nostra vita personale, quella della famiglia e anche quella della società. È una piccola esperienza quella che viviamo, però è una piccola scintilla di dire che anche il Sud e anche nel Sud si vive bene e può funzionare. Grazie. La parola ora a Marcello Strommillo, presidente del Centro di Solidarietà di Napoli, che racconterà qualcosa di analogo come intervento sociale che avviene a Napoli. Prego. Prima il presidente Mancino diceva che quando era giovane scendeva dalla sanità, un luogo che lui conosceva, scendeva dalla sanità e andava via Bonomi, quindi era un luogo caro, no? Comincio così perché per me parlare della nostra presenza nel rione sanità significa soprattutto partire da un luogo del cuore, cioè il Sud è, pensa delle facce precise, pensa a un popolo. E accenno brevemente delle iniziative per poi ridire cosa ci sta a cuore in tutto questo. L'iniziativa del Centro di Solidarietà nel rione sanità nasce in continuità con il carisma dei padri vincenziani. La casa... Salutiamo il signor Toran che sta andando via, la salutiamo con un grande applauso. Lo ringraziamo per quello che ci ha detto e per quello che rappresenta per noi il segno di tutto quello che facciamo. La casa dei padri vincenziani del quartiere Sanità sorge sul finire del XVII secolo per il riscatto morale e religioso di una città che in un'epoca diversa viveva drammi e malesseri non dissimili da quelli odierni. L'opera dei padri, perché noi non abbiamo inventato niente, partiamo da una tradizione, da una storia, da una presenza di carne
che c'era in quel posto e che noi vogliamo continuare. L'opera dei padri fu quella di far crescere e sviluppare l'evangelizzazione, la cura dei poveri e la formazione dei giovani. Oggi, nello stesso quartiere, continua quell'opera sociale e la stessa presenza di carità attraverso le possibilità discrete ma ferme offerte dal centro di solidarietà della Compagnia delle Opere. Le possibilità del centro di solidarietà, i servizi del centro di solidarietà nel quartiere, che conta circa 120.000 abitanti, passano attraverso queste possibilità. Aiuto ai minori a rischio e ai giovani. Dal centro sono stabilmente seguiti 50 ragazzi nel concreto svolgersi della loro giornata. In questo lavoro da circa un anno si è attivata una collaborazione con il Comune di Napoli, assessorato alla dignità, per attivare il progetto linee di intervento per l'attuazione del progetto di affido diurno. Il centro di solidarietà, insieme agli assistenti sociali del quartiere, elabora programmi di intervento che prevedono una serie di obiettivi riguardanti per lo più l'organizzazione della quotidianità, seguire ed accompagnare un volto preciso nei vari luoghi dove si sviluppa la giornata e aiutarlo nei compiti scolastici, l'orientamento dei comportamenti familiari e la riscoperta e il consolidamento delle potenzialità familiari. Inoltre il centro cura l'accoglienza di 100 ragazzi delle scuole medie superiori a cui viene offerto un luogo educativo ed istruttivo di condivisione dei bisogni. Da questa attenzione ai bisogni dei ragazzi è nata un'associazione da famiglia a famiglia che ha dato vita ad un asilo nido per rispondere alle esigenze delle giovani famiglie del quartiere. Anche il consultorio medico, sebbene iniziale, è un'iniziativa di primo intervento medico a servizio delle famiglie più povere del quartiere. Si assicura la presenza stabile ogni 2 giorni ed in casi di emergenza di medici di varie specializzazioni. Il Banco di Solidarietà cura la distribuzione gratuita di beni alimentari a circa 100 famiglie più indigenti. Attraverso la condivisione dei bisogni della gente del quartiere è stato possibile generare un arcipelago di rapporti e riscoprire il gusto di una compagnia, quel gusto educativo che attraverso il gusto della libertà fa rinascere un popolo. Negli anni in cui dal rione Sanità, il cuore popolare di Napoli, si levava il tragico grido «Fui de Venna», proprio lì nasceva un'opera civile nuova. Crescere, servire il popolo, nel presente di una dimora radicata nelle viscere, ferite ma umanissime di Napoli, questa non è un'utopia, ma la nostra esperienza, una speranza concreta e civile a servizio del bene pubblico. Questo servire il popolo non nasce per noi da un progetto, ma dal rinnovarsi quotidiano di uno stupore di fronte alla realtà che ci commuove e ci interessa e ci ripropone attraverso le facce dei nostri ragazzi che bussano alla nostra porta, alla porta della nostra casa, la domanda, che ci ripone a noi la domanda: a chi appartiene la nostra vita? Nella tradizione del popolo napoletano c'è un proverbio che dice: si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere per chi. Si può vivere senza sapere perché, ma non si può vivere senza sapere per chi. Così pure un altro bellissimo proverbio napoletano che dice: non sputanciere che in faccia te viene, cioè non ribellarti alla tua origine, al tuo destino, altrimenti la realtà ti si ritorce contro. Per questo ci interessa, tra le tante storie di ragazzi, in questo momento per me è un affollarsi di volti, non è il Sud, ma è un affollarsi di volti. Il Sud che funziona per me è innanzitutto un corpo, una storia. La storia di Umberto, per esempio, tra le tante storie di ragazzi, un ragazzo di 17 anni, che d'estate, quest'estate, che la presenza che mi ha accompagnato per tutta l'estate, che d'estate lavora 10 ore al giorno in un panificio per sostenere la famiglia e per strappare al padre il permesso, tanto sospirato, di continuare la scuola. Per lui continuare la scuola è un lusso. Per questo ci interessa la storia di Vincenzino, con le sue 11 sospensioni scolastiche. L'ultima volta ha preso il banco e l'ha scaraventato verso la professoressa. Allora io ho pensato, anche questo è un giudizio sul Sud che funziona.
perché uno che lancia un banco esprime un giudizio. Noi non siamo come i giapponesi, non facciamo sciopero i giapponesi perché il lavoro non l'abbiamo proprio, però ci interessa. Per questo dicevo ci interessa la storia di Vincenzino, con le sue 11 sospensioni scolastiche e i lanci periodici dei banchi e la sua voglia di vivere ed appartenere, che spesso la scuola semplicemente considera, la scuola statale, considera semplicemente un numero sul registro, un problema da risolvere, un caso da analizzare. E di questi casi ne abbiamo tantissimi, a Bizzef, che bisogna curare prima le insegnanti e poi i ragazzi. Non è per un'analisi sociale che una sera di tanti anni fa, con il mio amico Ubaldo, tornando a casa, alla richiesta di un gruppettino di ragazzi che volevano venire su a vedere cosa c'è, cosa c'avete su, cosa fate su, alla richiesta di un gruppettino di ragazzi del vicolo di venire su da noi a giocare, a fare i compiti, a vedere cosa c'era, che tesoro si nascondeva, a fare i compiti, abbiamo risposto sì. Non se ne sono più andati, perché la realtà non può andarsene, ma può, per chi l'accetta con affezione ed intelligenza, svelare testardamente la sua origine. Non è per un'analisi sociale che con baldanza ingenua possiamo, tra mille contraddizioni, imboccare la strada che porta a scuola tutte le mattine e riproporre ai ragazzi e ai giovani della nostra città una dimora stabile, alla quale essi, questa mi impressiona e mi commuove sempre, dopo un po', con entusiasmo, invitano anche i genitori, vivendo l'incontro fatto come una possibilità di dilatare la carne della nostra famiglia. Questa è la cosa più sorprendente che ho imparato in questi anni, perché per i ragazzi l'incontro con il movimento è l'incontro con una famiglia che si dilata, con una carne. La cosa più bella è vedere le mamme che non sanno leggere, che stringono il libro di Don Giussani come si può stringere il braccio di un amico. E stringere quel libro, lì capisco che la scuola di comunità è un avvenimento, non passa attraverso le cose che si capiscono o non si capiscono. Questo l'ho imparato dalle mamme di Napoli, che stringono il libro di Don Giussani come si può stringere il braccio di un amico. E mi insegnano ad amare di più, e mi insegnano ad amare di più Don Giussani. L'origine che ci muove, lì dove siamo, alla forma concretissima di una comunione di amici, per meno di questo non si può vivere lì dove siamo. Questa comunione di amici ha fatto dire ultimamente a un assistente sociale, attenta ai segni della realtà, capisco perché voi durate, lì dove altri fuggono e si esauriscono, perché voi avete alle spalle una compagnia che vi sostiene in un'ipotesi positiva. Abbiamo avuto una fortuna proprio. Attraverso il carisma di CL, noi ritroviamo e rinnoviamo la carne del nostro popolo. In questo senso, la cosa più bella di Napoli, il miracolo di San Gennaro, esprime sinteticamente, la 19 settembre, esprime sinteticamente la genialità di un legame carnale e familiare che si rinnova. Ma tutto questo sarebbe tutte balle se tutto questo non è possibile senza una paternità che riaccade oggi per noi. Anche l'essere qui al meeting per noi è la possibilità di richiedere questa paternità che riaccade per noi, perché nella vita non si può generare un tubo se uno non è figlio. Per questo l'incontro con la paternità di Don Giussani, che chiediamo, siamo qui con i nostri amici per richiedere questo oggi, l'incontro con la paternità di Don Giussani che chiediamo riaccada oggi, permette a questo sangue di sciogliersi ancora, senza grumi, in un abbraccio, e così di cambiare il mondo. Nell'ultimo incontro, un mio amico Tonino è andato un'ultima volta a incontrare nel Consiglio Nazionale dei Padri Vincenziani. C'è stato un episodio bellissimo, perché un vecchio padre che è stato missionario in Eritrea, a 88 anni, ha detto: ora posso morire contento, perché so che il Signore è presente nel mondo e nella vita attraverso il vostro carisma. Per noi il Sud che funziona significa questa cosa qua. Grazie. Ma il Sud che funziona non è solo assistenza, il Sud che funziona è anche lavoro. Lavoro di piccole e medie imprese. Cosa che nessuno ricorda, cosa che nessuno dice. L'altro giorno il vicepresidente della Confindustria diceva che la gran parte degli imprenditori del Nord
non avrebbero fiducia ad andare al sud. Allora bisognerebbe fargli vedere qualcosa che funziona, così magari ricominciano ad aver fiducia. L'opera di Foggia. Sono Sergio Monaco, appunto, dell'Opera di Foggia. L'idea L'Opera nasce nel 1986 come una vera e propria sfida fatta da un insegnante insieme ad alcuni studenti di istituti tecnici, i quali appunto aderivano all'esperienza di comunione e liberazione e a cui si presentava il dramma di trovare un lavoro. La sfida di cui sto parlando si concretizzò con la presentazione di un progetto per la legge 44, finalizzato alla realizzazione di due regie mobili broadcast, cioè a livello tecnologico al top del settore televisivo, per offrire un servizio di riprese televisive e collegamenti via satellite per i grossi network. Tutto questo a Foggia, nel bel mezzo del Tavoliere delle Puglie, dove il network più vicino dista circa 450 chilometri e dove il mercato della televisione si articola al massimo in piccoli spot o qualche diretta di elezioni politiche. In questa sfida, per fortuna, non eravamo soli. Eravamo continuamente aiutati ed incoraggiati da un gruppo di amici più grandi di noi, che prima di noi avevano rischiato in avventure imprenditoriali simili, e soprattutto che ci hanno aiutati a mutare il nostro attaccamento al posto fisso, in una passione per il nostro lavoro. Sto parlando appunto dei nostri amici della Compagnia delle Opere. Ebbene, questa scommessa l'abbiamo vinta. Nel 1988, dopo due anni di torture burocratiche, ci viene comunicato che il nostro progetto era stato approvato e che da lì a poco sarebbero stati erogati i finanziamenti per costruire le regie. L'opera era nata. Nel 1990 le due regie ci vengono consegnate. Ricordo con piacere la prima volta che sono salito su quei mezzi che poi sarebbero diventati più familiari di casa mia. Mi sembrava un po' di stare su un'astronave, tasti, led, cloche dappertutto. Pensavo non ce la faremo mai. E dopo corsi di formazione svolti in aziende leader nel nostro settore, grazie ad accordi stipulati dalla Compagnia delle Opere, cominciammo a fare le prime riprese, non vi nascondo, con qualche difficoltà. Perfino alcuni tecnici che ci fecero il corso di formazione ci dicevano che, nonostante la grande buona volontà dei singoli, non ce l'avremmo fatta a causa dell'inesperienza che aveva il gruppo, in un settore sempre più esigente dal punto di vista qualitativo. Invece, nel giro di un anno, siamo arrivati a gestire produzioni complesse di Rai, Mediaset e diversi network stranieri. E vi garantisco che non è un sogno. Infatti abbiamo realizzato eventi quali concerti in Mondovisione come il Pavarotti International per Rai 1, mondiali di pugilato, finali di Coppa dei Campioni, concerti alla Scala di Milano, vari tipi di sport e soprattutto la Formula 1. Infatti abbiamo girovagato per più di tre anni dal Portogallo all'Inghilterra, all'Ungheria, Germania, un po' in tutta Europa, per realizzare l'integrazione della Formula 1 per il gruppo Mediaset, utilizzando quelle che sono le ultimissime tecnologie nel settore, anche perché in quegli ambienti inevitabilmente ti ritrovi a confrontarti con colleghi di tutto il mondo e bisogna assolutamente reggere il confronto. E devo dire che l'abbiamo retto alla grande, tra l'altro questo non lo dico io, ma l'ha detto lo stesso responsabile della redazione motori di Mediaset in un servizio televisivo interamente dedicato ai ragazzi dell'Opera, così ci chiamava, andato in onda su Grand Prix. Chi se lo aspettava? Io che tra l'altro ho preso 37 agli esami di maturità e non al primo tentativo. Grazie. E che tutti i professori dicevano che non avrei assolutamente fatto strada nella vita se non come agricoltore, con tutto il rispetto per gli agricoltori. E mi ritrovo oggi insieme ai miei amici a gestire tecnologie che valgono miliardi e che tutti i giorni subiscono evoluzioni rispetto alle quali appunto bisogna continuamente aggiornarsi. L'opera oggi offre lavoro a 15 persone a tempo pieno e in più a circa una ventina di tecnici specializzati che periodicamente vengono assunti per realizzare le produzioni in esterna. Oltre a questo ci sono un'altra decina di ragazzi che acquisito una professionalità presso la nostra azienda, oggi esercitano questa attività non solo per l'opera ma anche per altre società del nostro settore. Posso inoltre dichiarare con grande soddisfazione che la nostra azienda, superati gli anni di crisi che tutti abbiamo conosciuto ed avendo restituito sempre e puntualmente al Ministero quanto doveva, chiude con il bilancio in attivo. Grazie. Concludendo,
Anche questa esperienza ci ha insegnato che lì dove l'avvenimento della vita, cioè Gesù Cristo, si rivela, tutto può essere salvato, anche le esigenze del lavoro. E tutto viene salvato con una modalità talmente imprevedibile ed affascinante, e la nostra azienda ne è sicuramente una prova, che mai potrà essere stata farina del nostro sacco. La farina che possiamo cacciare dal nostro sacco è al massimo quella di seguire quell'avvenimento che sempre ci stupisce e ci rivela dov'è la verità e la felicità della nostra vita, cioè costruire il regno di Dio. E la cosa che continuiamo a sperare, nonostante tutti gli errori o le incoerenze che sempre ci costituiscono, è che quest'opera, con l'aiuto di Dio, possa diventare uno strumento per mettere anche solo una pietra di quel regno. E attraverso la condivisione di quella grande esigenza dell'uomo, che è il lavoro, testimoniare al mondo la presenza di Cristo. Grazie. Allora, per noi piccolo è bello perché è bello, alla faccia di chi lo dice riduttivo, anche perché l'Italia è fatta di piccole e medie imprese, lo ribadisco, e gran parte dell'occupazione è lì, quindi non è dispregiativo. Ma non vogliamo parlare solo di storie nostre, sennò sembra che sia il piano a noi. Noi vogliamo solo fare degli esempi. Per questo siamo molto contenti di aver tra di noi Marco Vitale, presidente Conship Italia di Max Center Container Terminal, la società che gestisce il terminal di Gioia Tauro. Perché Gioia Tauro, fino a un po' di anni fa, era uno scandalo italiano. Era lo scandalo dello spreco, degli agrumi distrutti e così via. Guarda caso, dopo un po' di anni, è uno dei porti, lo dirà lui stesso, porti commerciali più importanti d'Europa. Ma allora è possibile. Ma allora, no, quando continuiamo a dire certe cose, non stiamo dicendo cose nostre. Stiamo parlando di un metodo che va ben al di là di noi, che noi vorremmo fosse attuato, dell'uso delle risorse da dove sono. Per cui la parola a Marco Vitale. Grazie dell'invito, che mi fa molto piacere. Io prendo la parola certamente per parlarvi di questa assolutamente straordinaria esperienza, però voglio sottolineare che negli ultimi 5 anni il mio impegno verso il Sud è diventato sempre più intenso. Non sono impegnato solo su Gioia Tauro. Come amministratore del gruppo Miroglio sono impegnato nel sud, in Abruzzo, in Basilicata, in Puglia, dove abbiamo creato una filiera tessile modernissima di primissimo piano che dà lavoro a circa 1000 persone, quasi tutti giovani, e siamo contentissimi. Sono anche membro di quel consiglio d'amministrazione della legge 44, come si continua a chiamare, che oggi chiamiamo Società per l'Imprenditoria Giovanile, che mi porta a contatto con il piccolo che spesso si lega ai progetti più grossi, perché i progetti più grossi hanno anche questa capacità di generare e di aiutare nuove energie anche piccole a emergere. E infine, come mia passione civile, gratuitamente, sono impegnato a dare una mano ad alcuni sindaci di centri minori del Sud, che io giudico eroi civili, perché stanno facendo operazioni di rinnovo e di guida al rinnovo delle loro comunità assolutamente straordinarie, quasi sempre in una enorme solitudine, e questo che dà un valore alla loro presenza. Quindi io vorrei, prima di venire sul punto di Gioia Tauro, inquadrare un momentino in termini più ampi la nostra stessa esperienza, e ve lo faccio citando due citazioni brevissime degli anni 50, quando la politica meridionale della nostra epoca è partita. La prima citazione dice: in un paese sovrappopolato, e questo sarebbe il Mezzogiorno, nel quale la popolazione non occupata prende coscienza del suo stato di minorità rispetto alla popolazione restante, l'iniziativa privata, cioè la società civile, la società di cui parlate molto opportunamente in questo incontro, non può avere che una funzione complementare rispetto all'iniziativa pubblica. Queste sono parole di Pasquale Saraceno,
che è stato il teorico e l'ideologo della politica meridionale negli ultimi 40-50 anni. Questo vi dimostra ancora una volta che mai le cose avvengono a caso, anche in un paese un po' pasticciato come il nostro, le cose non avvengono mai a caso. Questa è stata la politica. Questo è stato il pensiero che ci ha animato in questi 40 anni. Non era l'unica via, perché nella discussione parlamentare, parliamo del 52, in cui si dibattevano questi temi, c'erano altri che dicevano la via per la soluzione della questione meridionale non è quella di un intervento dall'esterno o dall'alto a mezzo di un ente speciale. La via è un'altra, quella di permettere alle stesse popolazioni meridionali di operare il rinnovamento e il progresso economico di quelle regioni e promuovere lo sviluppo delle forze produttive. Vedete il rovesciamento, il principio di sussidiarietà. Promuovendo, rimuovendo con una svolta della politica dello Stato verso il Mezzogiorno e non solo con l'esecuzione di opere pubbliche, le cause di carattere politico e sociale che hanno dal 60 in poi determinato il formarsi di una questione meridionale. Vedete le due vie? Noi abbiamo imboccato la prima via, la seconda via, questa ha perso. Adesso siamo in una fase in cui attraverso le opere, sotto la spinta delle necessità, stiamo in ritardo percorrendo, riprendendo la via seconda, che è l'unica via corretta. E gli esempi che qua vi portano, sono portati a testimonianza, sono proprio in quest'ottica, in questa chiave. Ed è in quest'ottica che io vi voglio parlare di questo straordinario caso di Gioia Tauro. Anni 70, rivolta di Reggio Calabria, bisogna fare qualcosa di importante, lo Stato delibera questo grande centro siderurgico, però c'è chi lo vuole, chi non lo vuole, è fuori tempo, è un'opera sbagliata, dicono i tecnici, grande discussione, però l'opera va avanti, non si può fermare, i tecnici dicono le loro cose, bisogna fare. Nel frattempo che cosa si scava? Si scava un grande porto canale di 3,5 km, con 15 metri di profondità e mi sembra un'ottantina di metri di larghezza, con due grandi bacini, una roba molto bella. Poi interviene la CEVA, c'è la crisi, il centro siderurgico non si fa, si è spianata la piana dai famosi aranci, dai famosi olivi, e lì tutto resta fino dal 77, fino a luglio del 1993. Quando un imprenditore, oggi purtroppo morto, un ligure che però si era fatto nel nord Europa, Angelo Ravano, coglie, ecco dove l'imprenditore interviene, coglie dei movimenti nuovi sui mercati frutto dell'evoluzione tecnica. Le navi diventano sempre più grandi, le navi portacontainer. Vi faccio un esempio dello sviluppo. Quando allora si parlava, le navi grandi portavano 1500, 2000, 2500 container. All'inizio di agosto, per la prima volta nel Mediterraneo, e questo è avvenuto a Gioia Tauro, ha attraccato una nave da 6600 container, cioè 4 volte più grande circa, 3 volte più grande. Allora, cogliendo questi sviluppi in atto, dice: ma allora anche la logica, la movimentazione dei porti, delle merci cambia. E va alla ricerca per grandi aree di un approdo, non di tanti approdi, un approdo su cui consegnare le merci che poi verranno riconsegnate e distribuite nella zona. È il famoso transshipment port. Questa idea l'aveva capita nel Mediterraneo sostanzialmente solo Malta e in Italia non esisteva. Questo imprenditore che era un armatore, aveva avuto grande successo già alla Spezia, dice: dobbiamo fare qualcosa anche in Italia. E una domenica del luglio del 93 andiamo a vedere questa Gioia Tauro, che è la prima volta che anch'io la vedevo, e si vede questo porto e questo uomo dice: ma questo sembra fatto apposta, questo è un miracolo, dobbiamo qua fare.
era stato a vedere Malta e non c'era niente, c'erano le pecore. Luglio 93. Adesso vi do velocemente, perché purtroppo il tempo non permette di raccontare come meriterebbe in dettaglio questa storia. Nel novembre del 93, attenzione, le date sono importanti, nel luglio 93 vediamo la cosa, nel giro di 3-4 giorni si decide. Incominciano i discorsi perché bisogna avere una concessione governativa. Nel novembre 93 abbiamo fatto l'accordo di programma, la concessione governativa, tutta la parte contrattuale, si incomincia a lavorare, a ordinare le gru che devono arrivare, a preparare la formazione dei giovani. Nel 16 settembre 95 attracca la prima nave, cioè meno di 2 anni. Questa velocità di realizzazione di un'opera così complessa è assolutamente straordinaria a livello di standard internazionale. Ed è importante dire questo, perché in questa fase non c'è stata solo la volontà e la determinazione imprenditoriale che ci ha poi preso anche come passione, come impegno personale, ma c'è stata una risposta straordinariamente positiva da parte della componente pubblica. Perché per fare questo progetto bisogna mettere insieme d'accordo 3 o 4 ministeri, la regione, i comuni, la comunità europea, fare il contratto di programma, è una cosa molto molto complicata. E abbiamo avuto una risposta, allora era presidente del Consiglio, in questa fase era proprio Ciampi, abbiamo avuto una risposta, dico non da lui, adesso parlerò ancora, estremamente positiva, cioè il fascino del progetto aveva anche determinato una risposta positiva da parte di tutta questa componente pubblica che abbiamo dovuto toccare. E gli organizzatori che ci hanno invitato certamente non lo sapevano, ma la prima persona in assoluto con cui io parlai di questo progetto a livello di governo fu io personalmente, fu il senatore Mancino, che era allora ministro degli interni. Cercammo di parlare col ministro dei trasporti, ma lui ci fece ricevere dalla segretaria e allora nelle more dicevamo andiamo a parlare col ministero degli interni, perché anche il tema della sicurezza è importante. Però il tema della sicurezza, e attenzione, siamo in una zona ad altissimo livello di pericolosità, il tema della sicurezza non va impostato come molti imprenditori dicono, soprattutto più che imprenditori le associazioni. Io voglio la certezza della sicurezza e poi verrò. Questo è un modo assurdo di impostare questo problema, perché è facendo che si cambia la realtà. Quello che noi andammo a chiedere, quello che noi andammo a chiedere al senatore Mancino, al ministro degli interni di allora, ricordo esattamente le parole perché le pronunciai io, furono: noi siamo persone grandi e responsabili, abituati a avere a che fare anche con tanti porti del mondo, non veniamo a chiedere sicurezza. Però, data la complessità della questione e dato l'ambiente certamente dotato di una sua pericolosità, chiediamo a lei come rappresentante dello Stato attenzione, risposta, cura da parte di quegli esponenti dello Stato che nel territorio devono seguirci. Parlo dei questori, parlo dei prefetti. E il ministro degli interni di allora mi rispose con estrema lealtà: ci sono parti del territorio dove noi qualche volta non abbiamo la sicurezza del controllo, ma certamente noi vi assicuriamo questa attenzione. E questa attenzione c'è sempre stata ed è stato un elemento di conforto per noi. Noi abbiamo, dobbiamo dire, abbiamo trovato e continuiamo a trovare uno Stato lì, rappresentato da queste persone,
serio, impegnato, attento. Quell'attenzione ci è stata assicurata. Siamo un po' preoccupati adesso perché da qualche tempo queste persone sul campo ci dicono loro, si sentono abbandonate, si sentono soli, soprattutto la parte della magistratura inquirente, sente una nuova solitudine. La denunciano noi e questo è grave, molto grave. Questo per quanto riguarda la sicurezza che ho voluto affrontare subito. Risultati. Giugno 95 arriva la prima nave, oggi a Gioia Tauro, questo posto che era noto solo per aspetti negativi, attraccano ogni anno 3.000 navi, sono impiegati stabilmente 700 giovani calabresi che abbiamo preparato e che stanno rispondendo in modo stupendo, anche perché partono da un livello educativo abbastanza buono, che giova molto, età media 27 anni, abbiamo già dirigenti di 29-30 anni. Arrivano 2.200.000 TIUS, con equivalenti container all'anno, e quest'anno facciamo, prima delle imposte, 12 miliardi di profitto. Nel 95 e nel 96 abbiamo perso 30 miliardi, nel 98 dovevamo fare pareggio, quest'anno facciamo addirittura profitto. Quindi stiamo andando bene e il porto di Gioia Tauro è diventato il numero uno del Mediterraneo nel suo campo alla grande. Avrei tante altre cose da dirvi, ma concludo rapidamente, per favore, ancora due secondi. Cosa sono i problemi che vediamo oggi soprattutto? Vediamo i pericoli principali nella incapacità da parte di componenti importanti della politica con cui un ente come il nostro ha sempre a che fare, di capire e valutare il significato positivo enorme di quest'opera, che ha cambiato l'insieme dei traffici italiani, che ha cambiato i traffici dei container nel Mediterraneo, che ha fatto capire che si può vincere in Calabria una scommessa grande e complicata. Oggi noi abbiamo a che fare con un governo che ci nega quella flessibilità sul lavoro che ha appena introdotto col lavoro interinale. Ce l'ha negata nei porti dove il lavoro interinale è importantissimo e ce l'ha negata per accontentare vecchi ruderi della CGIL, pensionati che non vogliono far lavorare i giovani. Questi sono i pericoli veri e grandi e non quelli della sicurezza che pure esistono come esistono in tante altre parti del mondo. Comunque noi andiamo avanti, abbiamo deciso di investire altri 100 miliardi. Crediamo che quest'opera abbia un grandissimo significato al di là del suo contenuto, proprio come testimonianza che nel Sud si possono fare cose anche grandi, importanti e capaci di avere un effetto trascinamento molto grosso. Allora, prima di dare la parola al presidente Mancino, do la parola a Roberto Napoletano, redattore capo Economia Italia del Sole 24 Ore e autore di un'inchiesta sul Sud. Gli chiederei di dare il quadro di quello che lui vede su questa economia del Sud, su questa possibilità che il Sud funzioni. No, io voglio solo dire che ovviamente c'è un Sud che funziona, c'è un Sud che produce, è anche poco conosciuto e quindi merita di essere raccontato. L'inchiesta che abbiamo fatto noi, che è ancora in corso al Sole 24 Ore, nasce
proprio da questa esigenza, cioè l'esigenza di far conoscere questo sud che funziona. Noi abbiamo chiamato le capitali nascoste del Mezzogiorno e con un po' di ambizione abbiamo detto che volevamo un po' ridisegnare la cartina dello sviluppo del Mezzogiorno, cioè per una volta non parliamo magari di Napoli, di Bari, di Palermo, cioè delle grandi aree metropolitane, dei grandi problemi di vivibilità che ci sono, ma che dire, non so, parliamo delle scarpe di Casarano, delle magliette di Putignano, o magari parliamo di Arzano, che qualcuno conosce per i temi sgangherati degli alunni del maestro Marcello D'Orta, ma non sa che ad esempio ci sono aziende leader in Europa nel campo dell'imballaggio alimentare. Gioia Tauro è un esempio, ma voglio dire, potremmo continuare abbastanza, non a lungo, ma abbastanza. Una sola, la capitale, secondo me, più significativa tra questa del Mezzogiorno, ed è, qui vale la pena di perdere qualche minuto, di raccontarla un po' di più, è quella di Sant'Eramo in Colle. Ed è qui che c'è un signore che si chiama Pasquale Natuzzi, che ha come titolo di studio la quinta elementare, ma dà lavoro a 3.500 persone. E questo signore ha messo a sedere l'America, lo dico io così, ma certo è che in una casa su due degli americani c'è, nel salotto di queste famiglie, c'è un divano di Natuzzi. Lo stesso Natuzzi poi in queste case c'è entrato per la seconda volta perché ha quotato il suo titolo a Wall Street e molti di questi signori hanno comprato le proprie azioni, quindi è entrato anche nei loro portafogli. Lui mi ha raccontato spesso la sua storia e diceva che agli inizi, siamo ormai un po' di anni fa, molti gli dicevano: ma scusa, tu vuoi fare i divani in Puglia? I divani si fanno in Brianza, non c'è niente da fare. Già quando lui aveva un'azienda così, una ventina di persone, le vendeva un po' in campagna, in Calabria, un giorno va a Lice e viene ricevuto da alcuni funzionari, chiede uno stand, se può avere qualche metro quadrato per esporre a Colonia. Alla fiera di Colonia, anche una fiera importantissima. Racconto questa storia perché è importante nel rapporto tra pubblico e privato nel Mezzogiorno. E allora i funzionari dell'ICE gli risposero: senti, guarda, cerca altri 8-9 produttori del sud, fai un piccolo consorzio, vieni l'anno prossimo, forse ti daremo 30 metri quadri. Allora Natuzzi, mentre scendeva le scale, diceva: uno, dove trovo gli altri produttori che non ci sono? Secondo, se avrò 30 metri quadri, al massimo siamo in 9, al massimo potrò esporre un bracciolo, un divano. Lo so, mezzo, rotto, non lo so. Allora, che fa? Si ricorda che un suo compagno d'infanzia, tale Altamura, Pasquale Altamura, aveva avuto fortuna un po' in Germania, lo chiama, dice: tu conosci qualcuno, racconto questo aneddoto, ma secondo me è indicativo, tu conosci qualcuno in Germania, vada, vieni, ci proviamo. Allora, il giorno prima che si inaugura la fiera di Colonia, con questa, diciamo, amicizia improvvisata, gli trovano 12 metri quadrati nel padiglione cinese, che, guarda caso, si trova di fronte al padiglione italiano, occupato ovviamente dai produttori della Brianza, e lui esporrà questo divano che si chiama Navao, dal nome di una tribù indiana, con il quale conquisterà il mercato del nord Europa. Perché ho raccontato questa storia? Oggi ci sono aziende del nord, la Chateau d'Ax di Bergamo, la Doimo di Treviso, che vanno a installare impianti produttivi a Sant'Eramo. Cioè la Brianza in qualche modo si è spostata in Puglia, e sapete perché? Mica perché ci sono le strade, quelle sono rotte, mica perché c'è l'acqua, Natuzzi paga 300 milioni per avere l'acqua in azienda, no, ma perché i nipotini di Natuzzi, cioè l'ex tappezziere, l'ex disegnatore, si sono messi in proprio e hanno fatto delle piccole aziende, e insomma, in parole povere, per fare un divano, lo stesso divano, in Brianza ci vogliono 4 giorni e mezzo, a Sant'Eramo ci vuole mezza giornata, e questo è un fattore competitivo molto forte, per cui è scattata questa attrazione di capitali. Cioè, diciamo che per una volta si è fatta un po' la strada al contrario. Questo del distretto di Sant'Eramo, che poi non è più solo Natuzzi, c'è un sacco di aziende, e diciamo che è il modello di quello che noi, anche due economisti molto bravi, Gianfranco Viesti e Giorgio Bodo, hanno chiamato i sistemi produttivi locali, i sistemi esportativi del Mezzogiorno, e l'hanno raccolto in un libro molto bello, di cui consiglio la lettura, che si chiama La Grande Svolta. In realtà questo libro ha un solo difetto, anche se un amico Vitale non è d'accordo, ma comunque lo dico lo stesso, è il titolo, perché questo grande è troppo impegnativo, cioè io l'avrei chiamato La Piccola Svolta. È grande dal punto di vista culturale, questo è il motivo per cui l'hanno titolato, però
la svolta è ancora piccola. Voglio dire, tutti questi capitali nascosti che stiamo raccontando, messi insieme, esportano 40.000 miliardi, che non sono poco. Anche dopo la rivalutazione della lira hanno continuato a crescere, anche più delle regioni, anche più del nord-est, come ritmi di esportazione. Però tutte messe insieme sono il 10% dell'esportazione nazionale. Il mezzogiorno sono 21 milioni di persone, un terzo della popolazione. Allora vuol dire che oggi ci sono due mezzogiorni. C'è un mezzogiorno esportatore, c'è un mezzogiorno che si misura con le regole del mercato, il mezzogiorno della grande svolta, e c'è un mezzogiorno che vive ancora con il reddito fisso, se così vogliamo dire, e con trasferimenti pubblici, con un regolare impiego nell'area pubblica. Allora parlare di grande svolta forse è un pochettino troppo impegnativo, io avrei parlato più di piccola svolta, però una piccola svolta importante, perché dimostra che il cambiamento è possibile, che c'è voglia di fare, di intraprendere. Però bisogna aver chiaro, e questo è perciò la cosa su cui insisto, che esistono due mezzogiorni. Se oggi ancora il mezzogiorno nel suo insieme riesce ad attrarre solo l'8% dell'industria a partecipazione straniera, vuol dire che evidentemente non ci sono ancora tutti i vantaggi competitivi nell'area. E d'altro canto, con il puntello che c'è stato nel passato, diciamo, del debito pubblico, il riequilibrio tra i due mezzogiorni, tra le due Italie, è stato effettivamente assicurato. Oggi noi sappiamo benissimo, ed è una gran fortuna che siamo entrati in Europa, e abbiamo due vincoli, abbiamo l'eredità del passato, il debito che è ancora lì, e i nuovi parametri di Maastricht. A questo punto è evidente che non si può pensare che tutto il Sud, il Sud che produce, è l'immagine, come dire, prevalente del Mezzogiorno. Questa è la cosa che io voglio dire con molta forza. Sapete perché lo dico? Perciò temevo l'effetto della grande svolta, perché è un periodo che il Sud un successo travolgente ce l'ha, veramente, ed è successo di carta. Non so se avete notato, questa è un po' un'autocritica che faccio anche a me, sui giornali il Mezzogiorno veramente stravince, cioè si parla solo del Mezzogiorno, una Maastricht per il Sud, la nuova frontiera, il Galles in casa, a un certo punto si è detto pure la manna. Francamente, se, io credo che se ci fosse la manna, qualche meridionale la raccoglierebbe. Diciamo, non credo, cioè siamo delle persone abbastanza svelte. No, la verità vera è che bisogna, secondo me, e quindi mi chiedeva Vittadini che cosa fare, bisogna incidere fortemente sul quadro delle convenienze. Siamo entrati in Europa, ma il Paese deve riprendere ad investire, insieme a capitali privati, però bisogna investire in sicurezza, investire in infrastrutture. Fare infrastrutture non significa fare assistenza, ma significa portare le strade dello sviluppo vicino a quei poli di eccellenza che già ci sono. Gioia Tauro è una strada dello sviluppo anche per Natuzzi, perché può imbarcare alcuni suoi prodotti da Gioia Tauro, però ci vuole anche l'interporto, ci vuole il polo, ci vuole l'autostrada, e questo non si può attendere oltre. E poi l'altra spinta fortissima non può non essere quella del fisco e della flessibilità, puntando secondo me su due elementi forti: la risorsa giovanile, perché, e l'abbiamo visto con il caso della 44, è uno dei tanti casi, perché i giovani del Mezzogiorno hanno studiato, ma soprattutto hanno voglia di intraprendere, di mettersi in proprio, non chiedono più il posto fisso, perlomeno non lo chiedono più in misura prevalente. Questo è un dato vero e bisogna avere la percezione di questo dato, ricordarselo. E quindi, puntando da una parte sulla risorsa giovane e dall'altra parte sui tanti Natuzzi, che ripeto non sono il Mezzogiorno, ma ci sono, si può pensare di far rinascere il Mezzogiorno. Si parla molto di nuova programmazione, adesso mi avvio alla conclusione, e devo dire che se ne è parlato anche troppo. Per caso si dovesse cedere alle pressioni che provengono ad esempio da Bertinotti, si dovesse pensare a fare nuovi carrozzoni, nuove agenzie pubbliche, io penso che la partita tra i due mezzogiorni, il mezzogiorno esportatore e il mezzogiorno del passato, non avrebbe più storia. Io, ecco, dico questo, che proprio pensando alle capitali nascoste del mezzogiorno, cioè alla speranza, perché questo è, mi viene in mente un detto popolare siciliano, io l'ho scritto pure in un articolo sul Sole, sovelo calati giunco che passa la china, poi lo traduco, piegati giunco che passa la piena, è un voto popolare, non c'entra il Gattopardo, ma insomma, come dire, piegati, poi tanto tutto ritorna come prima, ecco.
E allora se ai lamenti, alle denunce, faccio un esempio, che provengono dai listoni storici del Mezzogiorno, si risponderà, come ho detto, magari sotto il patrocinio di Bertinotti, mettendo a disposizione nuove dirigenze statali, allora sarà la fine. E sapete perché? Perché in questo caso tutti, dico tutti, potranno tornare a ripetere calati Junco che passa la china, piegati Giunco che passa la piena, in nome e per conto di vecchi e nuovi partiti della spesa pubblica. E a quel punto non ci sarà più storia, perché la piena della conservazione continuerà a spazzare via tutto, e anche le capitali nascoste del Mezzogiorno che produce rimarranno nell'ombra, non faranno scuola, non verranno imitate, forse alla fine verranno anche loro travolte dalla piena dell'assistenza. La parola al presidente Mancino, che ringraziamo ancora per la sua presenza fra di noi. Io sono grato al presidente Vittadini per avere chiesto la mia presenza a questa vostra, a questo vostro meeting molto interessante, anche per il rilievo che è stato colto dai giornali per la solidità degli argomenti e per l'attualità della riflessione. Certo, il titolo della tavola rotonda si inquadra all'interno di quella che Vittadini ha chiamato speranza, ed io vorrei stare all'interno di questa speranza per sottolineare alcune condizioni più negative che positive che si registrano all'interno della politica del nostro Paese e possiamo anche dire della politica dell'Unione Europea. Nell'analisi e nelle interpretazioni della situazione meridionale prevalgono toni indistintamente pessimisti, cui fanno da contrasto le riflessioni fatte alla luce della esperienza degli amici che mi hanno preceduto. La situazione negativa del Mezzogiorno è certamente preoccupante. Noi non possiamo ritenere che anomalie positive sul piano territoriale possano essere immaginate improvvisamente come estendibili sull'intero territorio del Mezzogiorno. Saremmo davvero all'interno di un sogno che la situazione economica del nostro Paese, la situazione economica dell'Europa e la globalizzazione dell'economia non consentirebbero. C'è una strategia oggi che possa soccorrere in direzione di un nuovo patto sociale di cui ha parlato il Ministro del Tesoro, persona autorevole e prestigiosa, alla quale si può intestare quell'accordo del luglio del 1993 che ha consentito un movimento di tipo culturale, oltre che economico, sociale e sindacale, e ha portato il nostro Paese alla soglia delle regole di Maastricht e successivamente all'ingresso del nostro Paese all'interno della moneta unica. Però non è una osservazione originale la mia, all'indomani del 2-3 maggio è come se si fosse fermata l'attenzione del nostro Paese.
È come se quel problema, che pure era costato sacrifici in termini di migliaia di miliardi da parte dei cittadini italiani, non fosse mai esistito e non avesse provocato un nostro vincolo rispetto alla politica economica dell'Unione Europea. E oggi c'è in fondo questa sofferenza, sia nel dibattito politico generale, sia nel dibattito culturale, che non può essere che strettamente collegato al dibattito politico generale. E questo nuovo patto sociale potrebbe andare bene se mette sotto controllo i profitti unitari, naturalmente, e consente più investimenti e più flessibilità. Del resto è su questo che noi dobbiamo discutere, se vogliamo superare le angustie di un dibattito che è fatto più di toni minacciosi che di analisi approfondite da offrire al confronto sul piano generale, fra forze politiche, forze sociali, imprenditoriali e sindacali. Noi non abbiamo sufficientemente valutato, dico con verosimiglianza, la politica dei redditi, che è strettamente collegata all'accordo del luglio del 1993. Parliamo di flessibilità ed è giusto che questa sia al centro del confronto fra il governo e le forze sociali. Sin dall'inizio del mese di settembre e in previsione della predisposizione degli strumenti finanziari che interesseranno questo fine secolo, 99, 2000 e oltre 2001. La tendenza che si registra sul piano generale è una tendenza ovest-est. Si è parlato a lungo, ecco, lo vorrei dire al dottore Napolitano, che è un esperto in questo settore, si è parlato a lungo di nord-sud, anche limitato sul piano del territorio del nostro stesso continente. Ma la politica dell'Unione Europea è in direzione dell'allargamento verso il centro-est, con i punti interrogativi che naturalmente si pongono oggi, soprattutto in presenza di una crisi profonda che sta investendo la nazione più importante del centro-est europeo, cioè la federazione russa. Però gli interventi prioritari dell'Unione Europea pongono al primo posto infrastrutture in direzione di una attenzione verso il centro-est europeo. C'è una politica che ci interessa più da vicino, che è la politica del Mediterraneo. Gli incontri di Barcellona hanno sottolineato questa esigenza, ma sono troppo deboli le nazioni, pur nelle loro differenze, la Spagna, il Portogallo, anche se vogliamo la Francia e l'Italia, rispetto ad un interesse di allargamento verso il centro del centro dell'Europa. Ora, noi ci troviamo di fronte all'ingresso dell'Italia nella moneta unica e a un vincolo inevitabile che la Banca Europea porterà nei confronti del bilancio dei singoli paesi che ne fanno parte. Quindi noi siamo vincolati, non possiamo dire di essere liberi, siamo fortemente condizionati dal nostro ingresso nella moneta unica. Non poteva essere diversamente,
Lo sapevamo sin dalla vigilia e sin da quando il governo e le forze politiche hanno chiesto sacrifici al Paese, a partire dal lontano 1992, perché la politica del risanamento, sia pure attraverso qualità che rappresentano discontinuità di riflessione, ma la politica del risanamento parte dal lontano 1992 con sacrifici progressivi che sono stati chiesti al Paese, con un Paese che si è dimostrato disponibile rispetto alla domanda di sacrifici. Però neppure possiamo dire che il vincolo di bilancio che noi abbiamo è un vincolo assoluto, perché può riguardare il disavanzo che deve rimanere al di sotto del 3% del prodotto interno lordo, può riguardare il nostro debito che non può superare il 60%, e la partita che noi ci giochiamo in questo momento dal punto di vista dell'impegno di governo è come abbassare l'indebitamento, il nostro indebitamento, perché siamo fra i paesi che sono sotto i riflettori da questo punto di vista. Ecco, io personalmente sono convinto che le forze politiche più interessate a un discorso sullo sviluppo armonico dell'intero territorio nazionale, le forze politiche possono convenire sul fatto che l'attività economica e quella del lavoro dipendono dalla moneta e dal bilancio, ma all'interno del bilancio c'è un modo diverso di approccio e delle indicazioni di poste che possono interessare lo sviluppo, ma possono anche andare in direzione diversa. Io sono un uomo del Mezzogiorno e spesso sono in conflitto con un atteggiamento remissivo che io registro all'interno del territorio del Mezzogiorno, perché sono convinto che noi dobbiamo liberare il Mezzogiorno, affrancare il Mezzogiorno dalla cultura della protezione e dell'assistenza, che ha prodotto molti guasti, sia pure spiegabili in un arco di tempo molto, molto lungo, ma che oggi non coincidono con gli interessi del Paese sul piano generale, neppure con gli interessi del Mezzogiorno. Lo sviluppo della cultura dell'impresa e dell'innovazione, della concorrenza e del mercato è un problema perciò culturale, prima ancora che politico, economico, sociale, di priorità nelle poste di bilancio dello Stato, delle regioni e degli enti locali. E credo che noi dobbiamo tener conto che se non c'è una linea di indirizzo economico che privilegi una esigenza di riequilibrio, difficilmente possiamo ottenere grandi risultati. Non è più l'intervento dello Stato e la presenza dello Stato all'interno del territorio, ma mi chiedo se le infrastrutture a fini produttivi sono finanziate dalla Unione Europea per obiettivi di sviluppo, non vedo la ragione per la quale non si possa pretendere anche all'interno del nostro Paese che molti investimenti a fini produttivi devono trovare una loro presenza nel bilancio dello Stato italiano. Noi ci trasciniamo un po' da tempo una cultura dei tempi diversi. C'è un tempo per risanare e c'è un tempo per investire. Solo che il tempo per investire ha archi di tempo così brevi che poi bisogna pensare immediatamente dopo a come risanare la condizione economica del nostro Paese. Quello stop and go è stato caratteristico
di scelte politiche che non riguardano soltanto il nostro paese, ma i due tempi finiscono col danneggiare sempre quello che sta peggio. E non pone un problema che oggi è al centro di una riflessione da parte di economisti illuminati. Se nel nostro paese c'è un problema di costi e se la nostra industria si è giustamente orientata verso l'informatizzazione, è anche vero che il costo è ancora elevato sul piano interno rispetto ai mercati internazionali. Occorre una riflessione ulteriore. Non è maturo il tempo di una nuova riconversione delle nostre industrie? E se è maturo il tempo di una riconversione, in che direzione orientare la localizzazione delle industrie riconvertite? Non facciamo l'errore del 1975, che ha prodotto anche guasti all'interno del nostro paese. E sul piano della cultura meridionalistica, io ho dovuto polemizzare in occasione della presentazione di un libro di un giornalista napoletano dal titolo Mezzogiorno dimezzato, e avevo fatto appello alla cultura, perché è vero che a distanza di tempo si può criticare anche il meridionalismo culturale che noi abbiamo avuto, però è anche vero che quel meridionalismo aveva prodotto uomini della levatura di Saraceno, e con Saraceno abbiamo avuto una presenza dello Stato proprio laddove c'era maggiore bisogno. Oggi non si può discutere negli stessi termini, perché non è più lo Stato che deve creare le aziende, ma lo Stato, cioè il governo centrale, il Parlamento, le forze politiche, le forze sociali, devono essere concordi a realizzare quel patto sociale senza del quale non possiamo noi migliorare le condizioni del Mezzogiorno. Io capisco che sul piano generale c'è anche un problema di sicurezza. Non possiamo non affrontare il problema sicurezza in un territorio che spesso non dà sicurezze, come anche recenti episodi dimostrano, sia pure a livello diciamo di disagi di carattere individuale. La politica di occupazione del territorio da parte dello Stato e di estromissione dal territorio della malavita organizzata è una politica presente. C'è, ne convengo, io non parlo mai dell'attività del Ministero dell'Interno, non fosse altro che per una ragione di stile, però convengo che il Ministro dell'Interno, con la sua prudenza, col suo equilibrio, sta ottenendo anche dei risultati. Ma il Paese, ma soprattutto l'imprenditoria internazionale, multinazionale, chiedono allo Stato di dare maggiori certezze sul piano del territorio. E queste certezze, certo, devono essere progressivamente acquisite come una delle condizioni per allargare lo spazio territoriale alla speranza, altrimenti noi ci troviamo di fronte a risultati certamente pregevoli, ma che non sono sufficienti. Io ho partecipato ad una presentazione di un libro sulle due esperienze di Melfi da una parte e di Gioia Tauro dall'altra. Però Melfi e Gioia Tauro, insieme a tante piccole esperienze di giovane imprenditoria, sono poca cosa rispetto alle esigenze di carattere generale, perché se Vittadini esordisce con la indicazione che il 66% dei giovani in Campania, o il 45% in Puglia, o il 65% in Calabria, per dire qual è la condizione dei giovani rispetto al lavoro, noi ci troviamo
di fronte a un alto indice di disoccupazione che va dal 23 al 25 al 27% nelle aree meridionali e colloca la nostra disoccupazione in una posizione anomala rispetto al territorio degli altri paesi. Solo la Germania, dopo la caduta del muro, ha dovuto fare i conti con la Germania orientale, con condizioni, diciamo, di difficoltà sociali ed economiche, e ha una sua differenza tra territorio e territorio, ma nel nostro paese noi alimentiamo col 23, col 25, col 27% il 12% di una disoccupazione che è già un indice molto alto e non sopportabile da una economia che deve fare i conti con la globalizzazione dei mercati. Ma la mia esperienza di uomo del Mezzogiorno è che talvolta uno si trova di fronte a qualche cittadino di 38 anni con tre figli che è disoccupato, e quando gli si dice che la disciplina del lavoro oggi mette le industrie nella condizione con i contratti di formazione di arrivare fino a 32 anni, io mi chiedo se non sia giusto sottolineare questo problema, perché è assurdo pensare che un uomo a 38 anni sia tagliato completamente fuori dal mercato del lavoro. Ecco come noi possiamo dire che già all'interno delle giovani generazioni non c'è neppure una omogeneità di posizione. C'è qualcuno che può avere la speranza di trovare ingresso nel mondo del lavoro e c'è qualche altro che è tagliato definitivamente fuori, e nelle economie più avanzate, certo, giovani di 33, 35, 38 anni non sono considerati né possono essere considerati vecchi. Ecco, allora io mi arrivo alla conclusione per dire che c'è bisogno di un grande impegno da parte del governo, di una grande disponibilità da parte delle forze sociali, parlo degli imprenditori e dei lavoratori. Credo che il prossimo autunno debba essere un autunno non solo di attenzione, ma anche di accoglimento di alcune esigenze che per la prima volta possono trovare presenza nel bilancio dello Stato. Perché dobbiamo anche dire questo: dal 1962 investimenti in opere pubbliche a scopo produttivo non ce ne sono stati nel Mezzogiorno, cioè le poste in bilancio sono state negative da questo punto di vista, e noi dobbiamo risalire la corrente, perché se non è possibile una regia per un grande patto redistributivo all'interno del nostro paese, perché c'è una divisione, dobbiamo convenire che c'è una divisione, però occorre che ci sia una linea del nostro governo in direzione della espansione economica del nostro paese, che non può rimanere statico nelle condizioni in cui è. Io potrei ricordare il grande dibattito che si è avuto quando è stato privatizzato l'aeroporto di Capo Chino e quando ci sono state molte resistenze rispetto a un'ipotesi similare che doveva riguardare l'aeroporto di Bari. Il progetto euro-mediterraneo è un progetto soltanto verbale allo Stato, virtuale, che noi dobbiamo sostenere insieme ad altri paesi come la Spagna, il Portogallo, la Francia, il nostro paese, la Grecia. Noi dobbiamo guardare all'area del Mediterraneo sapendo bene che nel Mezzogiorno noi non possiamo rimanere nelle condizioni in cui siamo,
Oltretutto, il prodotto del Mezzogiorno ha scarsa accoglienza sul mercato internazionale, proprio perché è compresso da altre aree che producono in una condizione ottimale, ottimale anche diversa. E il processo di liberalizzazione è un processo che è tutto attuale all'interno del Mezzogiorno come una delle condizioni. Quindi se da una parte noi sosteniamo che occorrono investimenti a scopo produttivo nel Mezzogiorno, perché non è possibile che l'alta velocità si fermi a Battipaglia e non aggredisca il territorio della Calabria, che alcune infrastrutture come premessa per lo sviluppo non si realizzino in alcune aree sottosviluppate, ma c'è anche da parte di tutti noi il convincimento che la politica, così come si è avuta negli anni 70, negli anni 80 e agli inizi degli anni 90, non possa essere più ripresa. Ecco, faccio un esempio. La privatizzazione dei cellulari, e noi siamo, diciamo, in linea con la Francia sul piano delle utenze, ma la privatizzazione dei cellulari ha consentito al cittadino italiano di avvicinarsi al cellulare con un passaggio, diciamo, notevole, dai 2 milioni iniziali alle 400-500 mila lire di oggi, per dire che cosa produce la concorrenza, di che cosa ha bisogno anche il Mezzogiorno per realizzare i suoi obiettivi di sviluppo e di espansione della propria economia. Io non voglio trattare temi che sono stati già al centro dell'attenzione in questo vostro meeting. Io appartengo alla categoria di coloro i quali ritengono che utilizzando la ragione si possono ottenere risultati anche migliori rispetto alle proteste. Quindi non credo che la parte più debole, che sono le giovani generazioni, sia in condizione di avere una capacità contrattuale rispetto alle parti più forti. E del resto le organizzazioni sindacali, salvo un periodo, quello degli anni 70, quando hanno posto al centro della loro rivendicazione il tema della scuola, il tema dei trasporti, il tema della sanità, il tema della scuola, salvo quel periodo le organizzazioni devono difendere i propri iscritti, e i propri iscritti generalmente appartengono al numero degli occupati, non al numero dei disoccupati. Però nel nostro paese c'è una maturità notevole anche da parte delle forze sociali, e le forze politiche probabilmente hanno un grado di riflessione un po' più lenta. Bisogna oggi essere al centro di queste problematiche col convincimento che il salto di qualità, se non viene spontaneamente realizzato attraverso una politica interna, ci viene sollecitato dai mercati internazionali. Noi non possiamo essere paese concorrente rispetto agli altri mercati se non siamo capaci di risolvere alcune questioni che sono nodali all'interno della nostra economia. Io ho dato delle indicazioni, non presumo di avere dato risposte esaurienti rispetto al grosso tema del riequilibrio di un'area che registra, come ha detto il dottore Napolitano, ben un terzo della popolazione del nostro paese. Noi saremo concorrenti rispetto agli altri paesi se saremo in grado di risolvere la questione del Mezzogiorno, se cioè tutto intero il paese potrà rispondere sui mercati non avendo la palla di piombo di un Mezzogiorno non produttivo. Io mi auguro che il confronto del mese di settembre e la finanziaria possano segnare un cambiamento di marcia rispetto ai ritardi che pure si registrano sul territorio, su una parte del territorio del nostro paese. Grazie per l'attenzione.
Concludiamo questo incontro brevemente, rimandando conclusioni più generali all'incontro di oggi pomeriggio con Monsignor Antonelli, la mia presenza e il professor Cesana. Io voglio solo dire, a commento di quello che diceva il presidente Mancino, due cose: che mi sembra che sia finita la politica del burro e dei cannoni, cioè che il governo non può risolvere questi problemi pensando che, anche sentendo quello che è stato detto, che bisogna aumentare la spesa pubblica, che vuol dire aumento di burro e cannoni. Bisogna guardare dentro quello che succede. Allora è finita l'epoca dei professorini e dei professoroni degli anni 70. Se pensano negli anni 70, 90, di riprodurre gli studi di qualche centro studi degli anni 70, hanno sbagliato. Questa è la prima risposta. La seconda è che noi ci sentiamo il popolo dei vinti e dei vincitori insieme, perché tra di noi c'è disoccupati e gente che lavora. Quindi, rispetto allo sciopero generazionale, a questi temi, noi molto più banalmente dicevamo: vogliamo lavorare, vogliamo partire da tentativi in cui chi è meno vinto aiuti chi è più vinto, lo mette insieme, perché se un po' meno vincitori chi ha vinto e un po' meno perdente chi ha perso. Siamo il popolo della solidarietà in atto, fa dei tentativi. Giudichiamo i governi, i partiti politici, gli ulivi, le querce, i garofani, tutti i tipi di specie animali, anche i poli, tutti questi qui, di tutti i tipi, da quanto guardano questi tentativi, che possono essere tentativi non nostri come Gioia Tauro, tentativi nostri. Se queste piante rimangono allo stato vegetale, non ci interessano. Se sono piante che vogliono sviluppare una sensibilità di tipo animale, ci interessano.